Impronte digitali, segni sul corpo e tracce sui sacchetti in cui era avvolto. Sono a caccia di qualsiasi indizio gli inquirenti per risalire all'identità dell'uomo il cui cadavere è stato rinvenuto ieri pomeriggio sotto il ponte del Trebbia nel comune di Gossolengo. Sull'esito dell'autopsia svolta oggi dal medico legale Antonio Osculati c'è ancora il massimo riserbo. Al momento tutto il caso è avvolto da una fitta coltre di mistero. A fare la macabra scoperta un uomo che mercoledì pomeriggio intorno alle 17 stava facendo una passeggiata con il cane e ha notato quello strano sacco delle immondizie in mezzo ai sassi vicino al greto del fiume nel territorio del comune di Gossolengo. Immediata la chiamata ai carabinieri che si sono mosse in forze per cercare di reperire qualche elemento utile. Poche le certezze finora in mano agli inquirenti, si sa solo che a un uomo e che verosimilmente sarebbe stato gettato dal ponte. Lo stato di decomposizione in cui versava il cadavere non ha finora permesso di stabilire né l'età né l'etnia dell'individuo, anche se dalla procura filtra che potrebbe trattarsi di un uomo dell'età compresa tra i 30 e i 50 anni. È un uomo sicuramente, è legato, era all'interno di una serie di buste nere, di quelle utilizzate per i rifiuti di solito, e quindi è lì da qualche, cioè la morte risale sicuramente a qualche giorno fa, perché visto lo stato del cadavere non è una cosa degli ultimi due giorni, è sicuramente lì da almeno 3-4 giorni. Non è detto che sia stato qui negli ultimi 3-4 giorni, ma sicuramente la morte risale almeno a 3-4 giorni fa. Una certezza è che è stato buttato dal ponte? Direi che è abbastanza probabile che sia avvenuto questo, certo. A ritrovarlo? È stata una persona che era in giro con i cani e ha visto questo involucro nero strano sul greto del fiume e ha chiamato. E sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Rivergaro e poi ovviamente, una volta capito di che cosa si poteva trattare, tutti gli organi investigativi del comando provinciale. Sarà il medico legale Antonio Osculati dell'ospedale di Pavia a eseguire oggi stesso l'autopsia. La speranza che nutre la procura è di capire le ragioni della morte. Intanto la notizia si è sparsa nei centri abitati di Gossolengo e Gazzola, creando notevole sconcerto. I sindaci Angelo Ghillani e Simone Maserati hanno dato tutta la loro disponibilità, dove necessario, a collaborare con le indagini.